Anche questa settimana siamo in compagnia dei vigili del fuoco di Giaveno e siamo in montagna. Vogliamo farvi vedere che cosa succede quando un ferito non può essere trasportato con un'imbragatura, quindi c'è bisogno di una teleferica. Ora i vigili del fuoco la stanno montando. E qui accanto a me c'è la barella già pronta. Mi spieghi cosa sta succedendo? Dunque, stiamo simulando un recupero di un infortunato con la barella in un posto inaccessibile che non si possa arrivare per una strada carrozzabile o altro. Questi tipi di soccorso li facciamo anche in zone impervie, le facciamo appunto in zone che non può arrivare una barella per traumatizzati, non possono essere raggiunte da ogni mezzo. Ecco, non possono, specialmente perché o per cadute o per altro sono persone che in ogni caso sono tutte in condizioni da tenere, cioè da soccorrere con le massime precauzioni. Quindi voi avete anche delle norme di primo soccorso, sapete come si deve toccare un ferito? Sì, affermativo, noi abbiamo delle norme di pronto soccorso che periodicamente facciamo col personale del 118, che normalmente è nella sede centrale del comando di Vigili del Fuoco di Corso Regina. Hanno una barella personale che di primo soccorso, e hanno una barella avanzata, cioè con un medico a bordo. Questo personale periodicamente viene in distaccamento e ci dà queste nozioni di pronto soccorso. Questo tipo di soccorso si può anche effettuare nei piani alti degli edifici, dove non è possibile raggiungerli. Perché per tante ragioni, che possono essere innanzitutto che magari c'è il fumo, che non si riesce ad arrivare a questi piani, oppure addirittura ci sono le fiamme e non si può intervenire in altri modi, questo è un tipo di soccorso che addirittura dal quarto, quinto, sesto piano, quello che è, finché abbiamo corde a sufficienza, possiamo intervenire. La barella sta, ecco, per essere piazzata sulle funi? Sì. Non ci sono stati intoppi? No, diciamo che abbiamo abbastanza, diciamo, dimestichezza con questo tipo di soccorso, perché è un tipo di soccorso che lo facciamo frequentemente in addestramento. Allora, ragazzi, questo è anche un tipo di soccorso che, diciamo, con alta attrezzatura, ad esempio il roll grease, che sarebbe un discensore, si può addirittura recuperare delle persone magari bloccate in mezzo a un fiume che non si possono raggiungere diversamente con delle imbarcazioni. Ecco, diciamo che con una fune portante e un'altra trainante si può addirittura scendere in mezzo al fiume e soccorrere la persona, agganciarla, riportarla sulla fune portante e trainarla a riva. Cioè, se avessimo tutta l'attrezzatura qua,
Adesso in questo caso l'abbiamo dovuto un po', l'attrezzatura era là, viceversa se abbiamo l'attrezzatura si fa abbastanza veloce, diciamo che nell'arco di 4-5 minuti si porta tutto è pronto e si porta già la persona giù, arriva. Ecco, velocissimamente la barella sta andando. I vigili del fuoco stanno caricando il ferito, come abbiamo sentito ci sono delle norme di primo soccorso, quindi probabilmente stanno vedendo in che condizioni è. E adesso dovrebbe partire la barella. Intanto si stanno tenendo in contatto le due unità. Ecco, adesso stanno sistemando il ferito sulla barella, lo stanno legando appunto perché dovesse capitare magari che il ferito si muove e non cade in acqua dalla barella. In questo caso il ferito è stato assicurato, ecco una cosa molto importante, il ferito in questi casi può aver subito dei traumi alla spina dorsale e di conseguenza è bene che venga assicurato. In questo caso il ferito viene accompagnato da un soccorritore che normalmente è quello che fa l'assistenza in caso dovesse girarsi la barella o altro, lui è in condizione di garantire appunto la stabilità della barella stessa.